testa, viene anticipato però da Adri, bravo stavolta Karsdorp su Grimaldo, sbaglia il tocco, Grimaldo, area di rigore, Virz, il gol del Leverkusen. Non ci posso credere, io non ci posso credere, avanti il Leverkusen, avanti il Leverkusen, la follia di casa. Svilar prende subito il pallone, prova a rimetterlo al centro, i 30 secondi orribili di Karsdorp, un cross sbagliato ed un errore ancora peggiore nella propria tre quarti campo, un appoggio tanto per capire, era in netto vantaggio, aveva sul fatto pallone, anche una bella cosa, aveva fatto una gran cosa vanificata da un tocchetto d'esterno destro dei suoi, troppo corto, e Virz a porta vuota, servito da Grimaldo, la palla che si è fermata anche per l'umidità, per l'acqua che c'è. Leverkusen avanti, Andrik, ancora Ciaka, Tapsoba, ora Jonathan Tah, spada Granit Xhaka, occhio, occhio a Grimaldo, tutto lo spazio del mondo per Grimaldo, area di rigore, Grimaldo salta Spinazzola, ancora Grimaldo, pallone sul sinistro, va da Frimpong, Stanisic, Andrik al limite, il destro di Andrik, il gol 2-0, gol clamoroso di Andrik di destro piazzato sotto l'incrocio, palo lungo immobile Svilarra, squadra clamorosa, Roma che non c'è, Roma che non c'è, Andrik viene a prendersi un po' di insulti sotto la tribuna Montemario. Muso a muso tra Spinazzola e Ciaka, Letezie ha già il cartellino giallo in mano. Non so cosa sia accaduto, ma il problema è che il Leverkusen segna il gol che non ci voleva, che compromette la qualificazione, almeno che la Roma non trovi l'1-2.